Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea. Centro commerciale Bari Blu. Saicaf, il caffè. Football Club. 79esima Fiera del Levante Bari dal 12 al 20 settembre 2015. On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need, you feel like taking a toss to it all. The sweet talk make a better man. You can feel the darkness rise. Sometimes you don't know what you're fighting for. You don't know who it is you despise. I am the hallelujah man. Break all the rules. I'm the king of fools. I'm the renegade in this great time. I'll do anything to bring a color man down. I am the hallelujah man. Yes, my friends, I've been born again. I'm the black sheep while the shepherds lead. I'll do anything to bring a color man down. And a star-spangled Cadillac. He picked up a rodeo queen with whiplash marks all over his back. When dreams don't become their people, people become their dreams. He didn't understand at the time, but now he knows exactly what it means. I am the hallelujah man. Break all the rules. I'm the king of fools. I'm the renegade of this great town. I'll do anything to ring a government down. I do anything to bring a government down the street. Watch out, boy, be careful where you tread. You're throwing away all that beautiful bread. Slipped outside till the world opened up. They got to understand he's a hallelujah man. I said, I am the hallelujah man. È il giorno della prima amichevole stagionale Bari-Cascia, però ovviamente mister Nicola anche in mattinata non ha lasciato liberi i suoi. Salvatore. Sì, buongiorno amici, siamo sempre da Rocca Porena. Oggi è il giorno della prima partita ufficiale e ovviamente Nicola ci ha tenuto a tenere sotto pressione i suoi ragazzi, mettendoli subito alla prova, facendo esercitazioni, insomma tutto quello che deve essere provato oggi è stato provato nella partita, è stato provato sul campo d'allenamento con delle sagome, movimenti, insomma intensità massima anche prima della partita. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass. About that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. A Rocca Porena questa mattina è scoppiato anche una sorta di caso Galano, perché il fratello dal proprio account Facebook ha scritto delle cose che sicuramente Salvatore non hanno giovato allo stesso calciatore. Sì, il risultato è stato che si è indispettita la società, è rimasta sorpresa e indispettita perché ha ribattuto una voce ufficiale dicendo che Galano è stato da gennaio contattato dalla società per rinnovare il contratto al pari, parlo sia come trattamenti economici, al pari di Sabelli, Romizzi ed altri giocatori di prima fascia. Lui ha rifiutato e adesso non si può lamentare. I was born in a system that doesn't give a fuck about you, no me, no the lie. Of things I do to survive, because I won't miss you any good you by
Babylonian Zion. Salvatore, intanto ieri ha raggiunto il ritiro Matteo Contini, primo subito allenamento per lui, abbiamo avuto anche noi la possibilità di ascoltare poi le sue prime parole. Fresco sposo, quindi dal viaggio di nozze, sì, si è unito già Matteo Contini che adesso ascoltiamo e lo ascolterete nella sua conferenza stampa, ha detto cose tutto sommato interessanti. Diciamo intanto... perché mi sono trovato benissimo con l'allenatore, con la città, col presidente e tutti i componenti del club. Ha influito tanto la condivisione della scelta con mia moglie, che abbiamo deciso assieme di buttarci ancora qua a Bari. E sicuramente ha inciso anche l'ex direttore sportivo che c'era prima, Antonelli, perché comunque fin quando anche non ha lasciato l'incarico mi cercava e quindi sapevo che ero ben voluto. Soprattutto la decisione di mia moglie perché diciamo che mi manca pochi anni a terminare di giocare, quindi ci siamo regalati questo anno, speriamo importante. Hai avuto modo di scambiare già qualche parola con mister Nicola? Sì, ci siamo scambiati oltre il rivederci, che è stato un piacere. Mi ha fatto solo una domanda, neanche più una domanda significativa, se avevo voglia ancora di mettermi a disposizione come avevo fatto l'anno scorso, e gli ho detto che non c'era nessun problema, quindi sono un professionista, quindi lavorerò per dare il contributo che posso dare per questa squadra. Non servono proclami, ma servono soprattutto fatti sul campo, e quindi cambiare Serie B è difficilissimo e non bisogna mai dare niente per scontato, perché in Serie B, abbiamo l'esempio l'anno scorso, tutto può succedere. Sicuramente sappiamo che dobbiamo stare concentrati dall'inizio negli allenamenti, seguire il mister in quello che vuole, in quello che ci chiede, e poi stare zitti e pedalare. Hai fatto i compiti a casa come i tuoi compagni assegnatevi dai preparatori, li hai fatti bene? Vi dico che ci ho provato, diciamo che sono tornato dal viaggio di nozze l'8, ho fatto poco, però l'importante è che col peso sono in ottima forma, poi piano piano, già io col ritiro carburo piano piano, sono un diesel, però la fatica e il lavoro non mi spaventa. Questo lo sappiamo, hai sentito i tuoi compagni, i primi due giorni hanno pigiato parecchio sull'acceleratore. Infatti non li volevo sentire, però forse è meglio così, adesso se rallentano un attimo, no, sto scherzando, comunque so benissimo cosa il ritiro, cosa serve, infatti è stata anche una delle mie priorità cercare di partire subito nel fare il ritiro, perché so quanto è importante e quanto conta personalmente avere una continuità nel lavoro. Buon pomeriggio da Roccaporena, un saluto da Cristian Siciliani.
e Salvatore Costello. E allora siamo pronti per commentare la prima amichevole stagionale del Bari, un test amichevole contro i dilettanti del Cascia. E allora Salvatore, andiamo subito a dare magari uno sguardo a quella che è la formazione scelta da mister Nicola per questo primo impegno stagionale. La squadra scenderà in campo con il 4-2-3-1, no? Quel modulo che abbiamo tanto parlato in questi giorni, e ce lo farà subito vedere. No, forse ci dicono però dei collaboratori del mister che sarà un 4-3-3. Vabbè, ora vedremo comunque in campo come si schiererà, perché comunque andiamo a leggere la formazione, perché ci sarà Guarna in porta, poi la difesa a 4 con Scalera a destra, Gemiti a sinistra, i due difensori centrali saranno Tonucci e Rada, poi i tre centrocampisti, o due, poi vedremo la disposizione in campo, Gomelt, Defendi e c'è Ibrahimi, e poi le tre punte che saranno Galano, Boateng e Caturano. Dunque sono curioso di vedere soprattutto la posizione di Ibrahimi, se giocherà poi nel ruolo di trequartista, il ruolo di Sansone in arrivo qui a Bari dietro la prima punta, o invece nei tre di centrocampo. Dunque lo vedremo tra pochissimo quando la squadra comunque la vedremo sul terreno di gioco. Luca Sansone. Sì, magari adesso presi da vedere la partita ci sfilerà sotto e ci perdiamo il suo arrivo. Intanto gran gol di Capitan Defendi. Colpo di testa, il numero 23 Salviato, e dunque c'è il gol di Salviato. Sì, perché tecnicamente, adesso non vogliamo giustificare, ma tecnicamente riuscire a fare questa cosa qui non è facile, perché ripetiamo, noi siamo in una buca. Eccolo lì, intanto un gol di Massimo Donati. E ancora su calcio d'angolo. Beh, gli schemi che questa mattina ha provato sui calci piazzati sono ancora di Castrovilli, vicino a sé Danilo. Vediamo Castrovilli che però decide di servire Ciccio Caputo. C'è il gol di Caputo. Il ventesimo, no, volevo dirti che siamo arrivati al ventesimo gol. Intanto l'arbitro ha detto basta così. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea. Centro commerciale Bari Blu. Saicaf, il caffè. Football Club. 79esima Fiera del Levante Bari dal 12 al 20 settembre 2015.